Eccoci, siamo qui a parlare di questa nuova impresa letteraria che sostanzialmente è una cosa nuova, cioè parlare di un libro che è vivo, di un libro che viene letto dall'autore, certo, ma l'autore nel leggere quello che ha fatto aggiunge, colora con la sua esperienza concetti che ha scritto, ma li rende ancora più profondi, ancora più nuovi, ancora più attuali. È come quando ognuno di noi legge un libro e sospende la lettura del libro perché la lettura gli fa venire in mente delle cose. Ecco, io ho fatto un po' così, si fa un po' così in questa in questo nuovo modo di scrivere e di rendere fruibile i concetti che, insomma, io ho messo in questo libro. Renderlo vivo, perché nell'istante in cui si legge, il libro prende vita e fa tornare in me la voglia di aggiungere particolari nuovi, rendendo il libro non qualcosa di fermo, di immobile nel tempo, ma qualcosa di veramente vivo e che si modifica nel tempo. Questo abbiamo tentato di fare con la lettura di questo testo. Diventare ciò che si fa è essenziale, a mio parere. Se durante questa vita noi abbiamo fatto un percorso di acquisizione di consapevolezza e di coscienza, cosa che alla fine faremo tutti, la nostra coscienza sarà unificata e la nostra coscienza si staccherà dal corpo e vedrà l'universo come in realtà esso è, comprendendo che tutto quello che ha fatto è stata una sua esperienza.